Dovresti avere un cuore, una mente da usare e una morale, un progetto, una voglia di imparare. Dovresti avere il senso della sconfitta e quello della misura. Andare a letto e sentirsi onesti, sentirsi star, è una gran fortuna e questo è l'inizio. Di Miss Italia per il Molise, dal sottoscritto Pietro Rama, un applauso e un bell'urlo forte per le ragazze di Miss Italia. Thank you.
è l'evento che unisce il Molise nelle piazze e riveste un ruolo sicuramente centrale nella promozione del territorio. Le ragazze di Miss Italia infatti, in occasione delle numerose giornate della bellezza, hanno valorizzato e pubblicizzato i luoghi simbolo della nostra giovane regione, come ad esempio Venafro, Sepino, Termoli, Montenero di Bisaccia, Frosolone, Agnone, chi più ne ha più ne metta, e da ieri sono giunte proprio qui a Larino, come accade ormai tra l'altro da 6 anni. Non a caso la Regione Molise da sempre è al fianco del concorso, grazie soprattutto alla sensibilità del Presidente Iorio e dell'Assessore al Turismo Marinelli, che salutiamo calorosamente, così come salutiamo l'Onorevole Sabrina De Camillis. Miss Italia tende a valorizzare anche i giovani talenti molisani. Adesso vi presentiamo un gruppo, una scuola di ballo di Venafro che si chiama la Dance Studio. Sisters, worldwide fans, yeah, let's do it, come on. Un grande applauso per Francesca Trivisonno. Fisioterapista della nazionale di calcio, campioni del mondo. C'è qualche aneddoto divertente proprio relativo al a quel periodo lì, insomma, ai campionati del mondo? Ce ne sono stati diversi. Questo qui riguarda la partita, la semifinale contro la Germania. In pratica l'arbitro aveva chiamato le squadre dagli spogliatoi e ci stavamo avviando nel sottopassaggio per accedere al terreno di gioco. Ad un certo punto si sentono delle voci in lingua tedesca che in pratica dicevano che noi italiani ce la stavamo facendo sotto. Quindi provocavano. Sì, noi chiaramente avevamo il nostro traduttore accompagnatore messo a disposizione dalla Federazione Tedesca, che è un simpaticone italiano che vive a Berlino e di Vigenza. Allora in tedesco gli ha risposto: se noi italiani ce la stiamo facendo sotto, voi già puzzate. Il consigliere regionale di Falco e il presidente della provincia di Campobasso, Rosario De Matteis, eccoli qui tutti al mio fianco. Buonasera presidente, buonasera consigliere. Allora, la provincia di Campobasso e non solo, le istituzioni aiutano e seguono sempre con passione Miss Italia. Ormai è finito anche il tour di quest'estate 2011. L'anno prossimo che cosa facciamo? Ancora meglio, certamente. Colgo l'occasione per salutare questo splendido pubblico che è qui questa sera e anche l'organizzazione, Francesco Tomasso, presidente della Prologo di Larino, l'amministrazione comunale. I complimenti a te Pietro, che sei uno straordinario presentatore ed animatore, e un saluto e un augurio a tutte le splendide ragazze che sono qui questa sera. La prima classificata, Miss Molise 2011, colei che da titolare rappresenterà la nostra regione in Mondo Visione Rai il 19 settembre a Montecatini Terme,
premiata da Rosario De Matteis, presidente della provincia, e dal consigliere regionale di Falco insieme a Ilaria Bucci, è la ragazza numero, qui ci vuole suspense, oh! Miss Molise 2011, è la numero 18, Mauro Manocchio! Premiata da Rosario De Matteis e dal consigliere regionale di Falco, mentre la seconda classificata, Miss Rocchetta Bellezza, premiata da Cristina Liro, giornalista di Teleregione, è Simona Colella. Salutare e ringraziare Salvatore Muccilli, assessore all'ambiente della Regione Molise, perché grazie a lui le 10 rappresentanti della nostra regione potranno già da stanotte essere ospiti del Club Hotel Mileto per trascorrere 3 giorni dedicati alla formazione artistica, così da affrontare nel migliore dei modi la competizione con le altre ragazze più belle d'Italia. Davvero un'iniziativa molto ma molto lodevole. Ricordate che a Miss Italia non partecipa un corpo, ma partecipa una persona. Grazie a tutti e buonanotte! Sono davvero contenta di rappresentare il mio popolo in Mondovisione Rai 1. Spero di farlo nella maniera più egregia possibile. E auguri, bocca al lupo.